Ciao, ciao tesoro. Noi stavamo provando la sigla. Anzi, faccio entrare le maestre. Maestre, maestri, entrate, 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 che mi sento sola. Mettetevi qua vicino a me. Stavamo provando proprio l'inizio di puntata di sabato. Allora, come stai tu, carissima? Allora, io sto bene, c'è stato il rientro in Rai di Todaro. Prima abbiamo parlato di Super Ballando, abbiamo visto proprio te all'inizio, proprio con lui che ballavi. Insomma, c'è stato già un'apoteosi di Ballando con le Stelle. E noi però vogliamo sapere, la prima puntata, ci sono le pallavoliste? Io sono impazzita su questa cosa, Milly, che sono una mancata pallavolista. Ma c'è una novità già per la seconda puntata, cioè la Carlucci è già avanti. Chi ci allora, sarà la, prima... la seconda? Aspetta, la prima puntata insieme alle pallavoliste ci sarà anche una grande campionessa paralimpica, avremo due ballerini per una notte ed è Giuliana Filippi del gruppo paralimpico Difesa che racconterà, ci aiuta a raccontare che noi siamo un programma dove tutti ballano, tutti campioni, non campioni, paralimpici, quelli delle Olimpiadi per normodotati, qualunque, se qui si balla. E questo sarà l'inizio della nostra trasmissione con un grande evento. Ti devo dire che le pallavoliste veramente ci hanno messo in crisi, perché essendo alte più di 1,90 ci hanno messo in crisi con i ballerini, sinceramente. Poi, tu che vuoi sapere altro, curiosona? La ballerina per la seconda puntata. Dai, la nostra ballerina per una notte in seconda puntata è Barbara D'Urso. Milly, quindi... ci sei riuscita, dall'anno scorso che lo dicono. È dallo scorso anno che lo dicono. Come è andato questo incontro? Quindi quando ho letto di questo caffè in un bar era con lei, eravate voi? No, 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 questo caffè no. Non c'è stato, c'è stato tanto tempo fa. Non adesso, non attualmente. È stato poi lungo dopo... questo caffè? È stato lungo, un po' di anni, insomma, e alla fine è riuscito. Però adesso concentriamoci sui nostri ballerini, sì. Metà sono nuovi, sul cast che è ricchissimo di personaggi che io ho corteggiato per decenni addirittura. Io, Federica Pellegrini, l'ho corteggiata per 14 anni. No. Tu capisci che costanza. E alla fine quest'anno mi ha detto di sì. E poi c'è Luca Barbareschi, e poi c'è Nina Zilli, e poi c'è Alan Friedman. So che... sì. Domenico Marocchi qualcosa ha raccolto per noi. Ah, abbiamo sì, il filmato allora vediamo. Ancora. Lo vediamo dai. Insieme. Dai, vediamo. Dai. Auditorium Rai, 19esima edizione di Ballando con le Stelle. Tutti cercano i concorrenti. Dove saranno? No, qua non ti direi di no. Eccoli qua. Giuro che cercavamo così, ma dove cavolo è Caterina? Ecco. Dov'è Caterina? Oh, poi abbiamo visto questa faccia da te, vabbè. Ciao ragazzi, ciao Caterina, ti mando un bacione. Insomma. Ma chi te l'ha fatto fare Bianca? Te lo domandi la notte? Ho definito questa esperienza da subito come andare sulle montagne russe. Sai quando sali, poi ci sono quelle discese. Allora io dovrei dire, quest'anno vincerai con Nina Zilli. No. Allora, tanto aspetta. No, così un gesto. No, perché non c'è due senza tre, no? No, questo ne ha vinte. Quanti ne ha vinti, Pasquale? Io invece sono molto buddista, sono qui per vivere un'esperienza. L'esperienza di vincere ballando con le stelle, papà. Grande, una che lo dice finalmente. Che tu gli occhi così sembra che fanno. Furkan, sì. Palali. Palali, yeah. Palali. La mia amica. So. Oh! I never say that I'm here for being twice. Non è venuto qui per arrivare secondo. No. La domanda te la faccio io. Ok. Ci tieni a vincere o no? No. Visto che allora, sei una sportiva. Io devo dire, partiamo un po'. Ci tengo ad andare avanti e a essere credibile quando ballo. Diciamo che il ballo lo abbiamo. E una volta viene, una volta non viene. Ma se chi temi? Federica Canarci e Bianca Guaccero. Quando le ho viste ballare ho detto, ma chi è il maestro? Una fata. Anna Luca Stoldi. Sono qui, sono fata. Ti mancherà il sabato sera magari andare ad ascoltare musica a qualche party? Tu dovrai stare qui. No, io il sabato sera di solito suono nei locali. Lo so.
Però suono alle 3 del mattino, quindi appena stacco si corre a ballare la techno. È una carriera pazzesca, in questi ultimi anni sta raccogliendo tanti frutti, ma come le è venuto in mente di venire qui adesso a rovinare tutto? Il mio compito è proprio quello di andare nei programmi a scatafasciarli. Devo cercare di fare di tutto, è difficile perché sono... ma io ci riesco, eh. A metà trasmissione vedrete che il programma andrà a fondo. E quando mi guardi i tuoi occhi mi fanno... Ed ecco che si è palesato. Ascolta, perché stamattina abbiamo avuto una dichiarazione ufficiale di classifica. Ah. È vero che a metà programma andrà tutto giù. Io voglio arrivare assolutamente fino alla fine per arrivare quinto in classifica. No quarto, no sesto, esattamente quinto. Sono d'accordo con la mia maestra Anastasia. E è vero, dov'è? Siamo decisi di arrivare noi quinto. Ti aiuteremo ad arrivare quinto, hai capito? E ci riuscirai, quinto, mi raccomando, mi raccomando, grazie, ciao Panasonic. Vabbè Milly, sono curiosa di conoscere anche tutti questi nuovi ragazzi che insomma aiuteranno le stelle a ballare. Ieri tra l'altro mi ha colpito l'intervista a Corriere di Anna Lu, perché ha detto: Milly ha visto qualcosa in me che ancora nessuno ha visto, quindi sono molto curiosa di sapere cosa hai visto in lei. Sai che io sono una sua fan, e non perché vado a ballare 3 di notte la techno con lei, non mi reggo, cioè non sì, sa fatto. Sì, che vai a ballare la techno con lei, lo so. Ma in Anna Lu tu vedi subito, dopo che ci hai parlato anche 5 minuti, vedi intanto la sua sincerità, la sua trasparenza, è una persona limpida ed entusiasta. E poi veramente rappresenta i ragazzi di oggi, perché ci sono tante cose contrastanti, ci sono i suoi tatuaggi, i suoi piercing, poi c'è il fatto che lei però è romantica, ama il rosa, cioè ci sono... È un mondo di contraddizioni, come sono i ragazzi, alla ricerca di una strada, di un'identità. E quindi giustamente lei rappresenta proprio questo, con i suoi 20 anni, insieme a Nikita, che un altro è un 20enne, appena arrivato anche lui nel nostro gruppo di Ballando con le Stelle. Carino. Sono una coppia freschissima. Hanno già però provato. Chi è quest'altro invece inquadrato? Col inquadrato. Eccolo. Ecco, è Giovanni, lui balla con Bianca. Ciao Giovanni. Eccolo. Poi va bene, Rebecca Bianca è sempre con i cugini. Single, no? Perché Bianca, magari Milly. Sì. No, così. Ma io non le voglio sapere queste cose, ma io mi tappo le orecchie, ma che dici? Scusa, è uscito. Milly Carlucci, sabato sera. Sabato sera, aspettateci. Grazie Milly. Ciao.